5 eletti per il centrodestra, 4 per il centrosinistra e 1 per la lista civica che fa capo all'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo. Si compone così il nuovo Consiglio Provinciale dell'Aquila. Per il centrodestra, lista per la provincia dell'Aquila, sono stati eletti Vincenzo Calvisi, Francesco De Santis, Luca Rocci, Berardino Morelli e Gianluca Alfonsi. Per il centrosinistra, lista Provincia Unita, eletti Fabio Camilli, Paolo Romano, Giovanni Di Mascio e Roberto Giovagnorio. Per la lista civica Provincia Insieme, eletto Andrea Ramunno. Un nuovo e violento incendio è divampato la scorsa notte nell'impianto consortile di Valle Cena a Cupello e ha interessato ancora una volta la terza vasca. L'allarme è stato dato dal custode che ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e dei carabinieri della locale stazione. Vista l'intensità del rogo, sono giunti in ausilio anche delle squadre dei vigili del fuoco da Chieti. Le fiamme, alte decine di metri, hanno prodotto un odore acre e fastidioso che è stato avvertito nei vicini comuni di Monte Odorisio, Vasto e San Salvo. Tra i primi a raggiungere il sito sono stati il sindaco di Cupello, Graziana Di Foglio, e il commissario del consorzio Civeta, Valerio De Vincentis. E il quinto incendio che ha interessato la terza vasca sotto sequestro dallo scorso mese di marzo. Primi controlli sulla qualità dell'aria sono stati già attivati dall'ARTA. Il sindaco di Monte Odorisio, Katia Di Fabio, ha invitato i cittadini a tenere chiuse porte e finestre e a rimanere in casa. Avvio di stagione nerissimo per gli allenatori abruzzesi. Dopo l'accordo consensuale per la chiusura anticipata del contratto fra Eusebio Di Francesco alla Sampdoria e l'esonero di Marco Giampaolo dal Milan, oggi è stato sollevato dall'incarico di tecnico del Catania Andrea Camplone. Fatale per il 53enne trainer pescarese come Di Francesco la pesante sconfitta subita in casa della Vibonese. L'unico allenatore abruzzese della massima serie resta a questo punto Roberto D'Aversa. Rischia anche l'allenatore del Pescara Luciano Zauri. Al 41enne trainer di Pescina è stata confermata al 91esimo della gara persa con lo Spezia la fiducia da parte del presidente Sebastiani, ma il suo destino è inevitabilmente legato ai risultati del Pescara nella gara di sabato prossimo all'Adriatico con la capolista Benevento di Filippo Inzaghi e alla sfida di tre giorni dopo in casa della Juve Stabia. Nel torneo cadetto ci sono attualmente altri due allenatori pescaresi. Si tratta di Massimo Oddo al Perugia e Luca D'Angelo che guida il Pisa. Nel girone B del campionato di promozione, l'Ovidiana Sulmona sfiora il colpaccio. 1-1 con la capolista Casalbordino. Il pari ha il sapore di una beffa perché il gol dei padroni di casa è giunto al 90esimo. Ce ne occuperemo tra poco nella rubrica Il Punto.